Senatore Consiglio. Sì, grazie Presidente. Intervengo su un argomento che sarebbe da piangere, se non forse è meglio che facciamo una risata, insomma. Sono a intervenire su un articoli di giornale che proprio oggi hanno dato risalto a una questione un po' kafkiana, anche se poi la questione è già un paio di mesi che è stata messa sulla stampa, non solamente locale. Sto parlando di un signore di 95 anni, un alpino, un certo Serafino Preda, che porta ancora oggi i segni di una mina antiuomo russa, con due schegge conficcate nel corpo, schegge che, signor Presidente, gli ricordano sicuramente gli orrori della guerra. E questo bravo uomo di 95 anni, come dicevo, percepisce una pensione da reduce e una piccola quota da ex combattente. Ma quello che non poté la guerra né la mina è riuscito a farlo la legge Fornero. Fornero che prevede il divieto di cumulo, e questo cumulo, Presidente, stiamo parlando di circa 8,80 euro al mese e quindi 0,27-28 centesimi al giorno. Soldi che gli sono stati tolti dall'INPS chiedendo addirittura gli arretrati versati nell'ultimo anno. Cosa cambia per l'INPS? Probabilmente gli 8 euro assolutamente niente. E poi mi viene in mente di chiedere anche: ma quanti reduci ci sono ancora in vita da poter accumulare talmente tanto da incidere sul bilancio di questo Stato? Li metta la Fornero questi soldi, signor Presidente. Ha pianto tanto lei, ma ho visto che ha umiliato anche tanta gente con la sua legge. Nessun chiede in questo momento una restituzione economica, ma le pubbliche scuse a quest'uomo di 95 anni, a questo alpino che ha vissuto la Russia, sicuramente queste servirebbero. La Fornero cancella 0,28 centesimi al giorno, ma non cancella i ricordi di quest'uomo, il suo eroismo nazionale, la sua dignità. La guerra l'ho fatta, ha dichiarato, malgrado l'INPS e malgrado la Fornero. Ho finito, Presidente.